Sono state tante le bandiere che hanno colorato Piazza Tanucci a Stia per l'apertura del campionato del mondo di pesca alla trota in torrente con esche naturali. Un campionato nel campo di gara permanente sul Solano a Castel San Nicolò. Vedete, questo qui è il grande gruppo dei pescatori casentinesi. Hanno lavorato incredibilmente. Loro sono i bambini dei pescatori casentinesi e quindi naturalmente oggi una grande festa, quella del campionato mondiale. Ce l'avete fatta? Sì, diciamo, finalmente questo giorno è arrivato dopo mesi di lavoro e di sacrificio e di impegno, perché è un'organizzazione che parte da lontano. Già a dicembre ne parlavamo, abbiamo fatto penso una riunione ogni settimana per far sì che questo evento potesse funzionare nel miglior modo possibile. Tutto questo anche grazie al supporto di tutti i comuni, della regione toscana, del consorzio di bonifica, che come tutti gli anni ci permette di avere un campo gara in perfette condizioni, pulito e sistemato. Poi il grosso lavoro, ecco, l'abbiamo fatto noi in collaborazione con la FIPSAS, e oggi, ecco, la cosa importante è quella di riportare turismo qui in Casentino, turismo specialmente nella nostra cara amata vallata, che comunque ha tanto da offrire per chi viene a fuori, coinvolgere anche i bambini, perché sono loro che saranno il futuro del nostro lavoro e del nostro ben amato Casentino. Quindi i bambini delle scuole, molti di questi li alleno io a calcio perché mi diletto anche in questo, quindi averli qui, avere qui tutti questi grandi pescatori, perché comunque è un evento mondiale, ci riempie altro che di gioia. Senti, dammi qualche numero. Numero, si parla assolutamente di 12 nazioni club partecipanti, quindi ogni nazione ha una media di 10 pescatori più altri 10 accompagnatori, quindi si parla almeno di 240 persone che vengono da fuori, Francia, Croazia, Bulgaria, molti dalla Francia, molti dall'Italia, perché comunque questa pesca, noi siamo i campioni in carica e speriamo che rimangano anche qua, e poi un sacco di interesse da parte di chi fa questa pratica di tutti i giorni o comunque di hobby sportivo, che verrà a vedere, perché siamo sicuri che verrà tanta gente a vedere. Io non voglio farla, perché però secondo me siamo i favoriti, o almeno fra i club sicuramente favoriti, ma anche la nazione farà la differenza, sono convinto. Senti, è un modo di pescare diverso ogni nazione? Ma no, la pesca è la pesca con le esche naturali, quindi verme e lombrico, e quindi un'esca che nasce
noi siamo nel Casentino dove nasce la pesca alla casentinese, quindi un filo, degli ami, un piombo e un verme per andare nei nostri meravigliosi fossi incontaminati, quindi noi siamo nella patria della pesca con l'esca viva, quindi, e non a caso ecco, abbiamo un ragazzo che fa parte della nazionale, quindi per noi è anche motivo d'orgoglio. Thank you.
la Francia fa paura? Diciamo che ce la giocheremo, sono bravi anche loro, comunque in Francia questa è una pesca che viene praticata, però ecco, la conoscenza penso anche del fiume stesso e del campo gara per chi è già venuto tante volte a pescare qua da noi, perché negli anni le manifestazioni qui anche a livello italiano ne sono state fatte tanti e molti di questi pescatori sono pratici ormai del nostro campo gara. Un'altra nazione, quella dove andiamo di solito anche in vacanza, la Croazia, com'è? Ma diciamo, allora, intanto comunque la cultura della pesca con le esche naturali continua anche là e quindi è sempre un'usanza che va avanti. Sicuramente se la giocheranno sul podio Bulgaria e Croazia per il terzo e quarto posto se la giocano, però di base ecco, sono convinto che il gradino più alto ce lo giochiamo con la Francia. Senti, quanti sono oggi i pescatori in campo proprio in questi giorni? Quanti ne hai messi, diciamo così, insieme? Perché devono essere veramente tanti. Sì, allora il nostro gruppo fortunatamente è un gruppo numeroso, il Casentino è terra di pesca e quindi ecco, siamo tanti, noi solo in società siamo più di 45 pescatori che facciamo solo la parte agonistica e poi abbiamo altri 40-50 persone che ci supportano, che sono la linfa vitale poi oltre alla parte agonistica di questo sport meraviglioso. Apertura ufficiale a Stia del campionato del mondo di pesca alla trota in torrente con esche naturali, con la filarmonica Gaetano Trapani, gli sbandieratori, musici Città di Bibbiene e la sfilata delle bandiere. Un campionato con l'organizzazione dei pescatori casentinesi e FIPSAS provinciale, che in questo 2024 vede protagonista il torrente Solano nel territorio di Castel San Nicolò e precisamente nel tratto che si trova a strada in Casentino. Si inserisce tutto questo anche all'interno del contratto di fiume H2O, portato avanti insieme al Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno, con associazioni e istituzioni. Sì, il contratto di fiume è il quadro nel quale si inserisce anche questo evento. Il contratto di fiume è fortemente voluto e promosso dal Consorzio, che si pone proprio la qualificazione del fiume, del torrente, in questo caso il Solano nel Casentino, in modo da poter rendere sempre più appetiti, fruibili questi torrenti, questo territorio da tutti i cittadini. È chiaro che ci ha fatto particolarmente piacere e direi anche onore che a seguito anche del nostro intervento questo torrente è stato scelto per i mondiali di pesca. Mondiali di pesca che rappresentano una sintesi di quella che è la qualità di queste acque e la qualità di questo territorio. Questo è un elemento qualificante del motivo per il quale il Consorzio opera nei suoi interventi di manutenzione artenaria tenendo conto del contesto ecologico ambientale in cui andiamo a intervenire. E questo evidentemente premia, non solo premia dal punto di vista dell'ambiente che poi ci ritroviamo, ma premia anche nel quello che è il sentito, le verifiche fatte da organismi anche internazionali, i quali individuano poi questi corsi d'acqua come un momento di eccellenza sul quale spendere anche momenti, come in questo caso, di livello proprio internazionale. Un campionato mondiale di pesca non è una cosa di tutti i giorni. Il fatto che abbiano scelto questo territorio per noi è motivo di orgoglio, oltre che appartenenti al territorio come cittadini, ma permettetemelo, anche come consorzio, come operatori che svolgono la propria attività nel fiume. Tratto che è campo gara in località strada viene manutenuto dal consorzio con una frequenza biennale. Il tratto oggetto di intervento è ricompreso tra le confluenze del Rio Solano, appunto nel torrente Solano, e la confluenza del torrente Garliano in località Prato di Strada. È un tratto che da un punto di vista idraulico molto importante in quanto attraversa il centro abitato di Strada in Casentino ed è attraversato anche da altri affluenti come il Rio Africo e il Fosso di Casanuova che dal momento che attraversano il centro abitato anche con lunghi tombamenti sono frequentemente manutenuti dal consorzio. We'll be right back.
grande appuntamento da un punto di vista di pesca, ma anche di marketing territoriale, che consente a questo territorio di essere per alcuni giorni la capitale mondiale della pesca alla trota con esche naturali. Un'organizzazione efficientissima, un grande plauso alla federazione, alla FIPSAS e all'Associazione Pescatori Casentinesi che ha curato tutti i dettagli per arrivare a questo obiettivo. Veramente un grande risultato. Come presidium della FIPSAS e della CIPS abbiamo deciso dopo tanto tempo di avere un inno ufficiale da suonare in tutte le manifestazioni, un inno della CIPS che è lo stesso per tutte e tre le federazioni internazionali. Toscana, l'ho detto prima durante l'intervento, perché questi campionati si sono sempre praticamente svolti su nelle Alpi, perché di solito sono più avanti nell'anno, di maggio o qualcosa del genere, per cui in Toscana spesso e volentieri di maggio non c'è acqua a sufficienza, cioè c'è poca acqua nei torrenti. Invece abbiamo trovato questa situazione dove l'acqua c'è, il torrente è bellissimo, l'ho visto, le trote sono magnifiche perché sono veramente belle, c'è i pescatori casentinesi che sono una società incredibile, con un presidente incredibile che si è dato tantissimo da fare, sono straconvinto che sarà un'edizione memorabile e tutti se la ricorderanno per un bel po', bellissima. Il torrente è tenuto benissimo, tant'è vero che ultimamente ci sono state fatte parecchie gare nazionali e volevamo approfittare proprio per vedere di poterci portare un campionato del mondo che secondo me il torrente se la merita tutta e le trote, come vi dicevo anche, la tipologia delle trote anche. E poi insisto, volevamo valorizzare un po' l'Appennino perché nelle Alpi siamo state tante volte, credo che io poi sono toscano, quindi portarlo in Toscana chiaramente per me è un titolo di merito, però non, credo che veramente sull'Appennino avremo altre occasioni, anche sia qui naturalmente per altri tipi di campionati che ce li possiamo fare perché il posto c'è, ma anche giù per esempio, perché so che c'è per esempio Salerno, ci sono dei torrenti sempre Appennino bellissimi, in Abruzzo ci sono dei torrenti bellissimi, quindi l'Italia è lunga, ma credo che possiamo farlo e normalmente questo campionato una volta ogni due o tre anni tocca l'Italia, quindi avremo tante occasioni per poterci tornare. Io vi porto il saluto della FIPSAS Toscana, che ha oltre 280 ASD affiliate, ben diffuse e radicate in tutti i comuni della Toscana. E i ringraziamenti qui si fanno e si sprecano, devo dire, perché dobbiamo ringraziare tutti quelli che hanno collaborato fin dall'inizio, quando è stato appunto deciso di fare su questo territorio il campionato del mondo. E quindi si è avviato tutto un percorso che per primo ha significato ottenere il campo di gara permanente su questo territorio, a seguire la zona regolamento specifico, già prima esperienza di gestione del territorio molto positiva. E poi tutto il lavoro di organizzativo che, diciamo, in Toscana c'è una certa tradizione anche nell'organizzazione di eventi mondiali. Sono stati organizzati già nell'ultimo ventennio, insomma, ricordo nel 2000, nel 2011, i Giochi Mondiali della Pesca, e quindi ci sono esperienze che ci dicono che i tesserati della FIPSAS sono presenti, sono disponibili, sono capaci e sono sempre a disposizione per il successo di queste manifestazioni. La scelta di venire in Casentino a organizzare questo campionato del mondo è legata all'ottima presenza di associazioni efficaci, efficienti e che sul territorio hanno un ottimo rapporto.
sia con le istituzioni che anche con tutto quello che è l'ambiente. Diciamo che la Federazione Italiana Pesca Sportiva è una federazione che all'ambiente tiene e infatti organizza questo campionato di catch and release, dove il pesce viene rimesso in acqua, quindi non c'è mortalità e soprattutto il rispetto dell'ambiente si vede anche da come sono state curate le sponde e da come è curata la vigilanza in questo particolare campo di gara. Il Solano è veramente un torrente molto molto interessante e che porterà nei prossimi giorni anche campionati italiani veramente importanti. Nella doppia veste che ho come segretario della Federazione Internazionale, come segretario della Federazione Italiana, ogni volta che facciamo poi la riunione del presidium annuale dove si assegnano i campionati alle federazioni internazionali, faccio sempre il tifo per la Federazione Italiana, il presidente ogni volta, poi dopo bisogna organizzare eccetera, però è sempre un piacere naturalmente organizzare, sapendo che sul territorio abbiamo comunque le spalle coperte, perché abbiamo società come la Casentinese che ci permette di organizzare campionati come questo. E quindi grazie a tutti i volontari, grazie alle autorità che naturalmente ci permettono di far questo e grazie a voi che ogni anno partecipate al campionato. Abbiamo passato indenni, diciamo, questa prima giornata. L'inaugurazione era quella, diciamo, più difficile, più sentita, perché sappiamo che il fiume sarà nostro amico e quindi niente, siamo emozionati, abbiamo avuto tanto consenso da parte di tutti, dalle autorità, dai pescatori sono venuti a trovarci, sono pronti e noi siamo pronti per far sì che questo mondiale sia uno dei più belli della storia della pesca del trota torrente. Il campionato mondiale, una giornata bellissima quella dell'inaugurazione, ma oggi siamo sul campo e il Solano, dopo i campionati italiani, vi sta dando soddisfazione anche per quello mondiale. Sì, diciamo che il Solano è un paio di anni che lo stiamo seguendo con attenzione, perché rappresenta uno dei campi di gara più importanti, sicuramente per l'Appennino, se non è il più importante, poco ci manca, e poi anche perché qui troviamo grande disponibilità, grande ospitalità e anche una grandissima organizzazione, perché i pescatori casentinesi hanno fatto un ottimo lavoro, quindi ringraziamo le autorità, quindi i due sindaci sia di Stia che di Castel San Nicolò, perché hanno fatto un lavoro ottimo, eccezionale, ed è un piacere tornare qui, tant'è che stiamo pensando a altri campionati in futuro, se dovessero toccare l'Italia, di farci un pensierino, perché questo è anche uno di quei campi di gara che ci permette di iniziare prima l'attività e quindi è importante. Soddisfatto anche per le squadre che si sono avvicinate a questo campionato mondiale? Sì, questa è una specialità che da un po' di anni non ha tantissime squadre al campionato del mondo, però 12 è un bel numero rispetto anche ad altri campionati, e diciamo che a vedere Francia, Bulgaria, Croazia che vengono in Italia e soprattutto che apprezzano tutto quello che trovano qua intorno è tanta roba, quindi noi siamo veramente contenti. Tante squadre anche dall'Italia che sono arrivati, tra l'altro anche chi ha vinto dei campionati mondiali, quindi attenzione particolare proprio a quello che è anche questo territorio. Beh, diciamo che questa specialità l'Italia, io tocco ferro, ma non ha mai perso un campionato del mondo, quindi da 30 anni che si fanno questi campionati, ed è una specialità storica, perché la pesca in torrente è sempre stata una delle grandi caratteristiche dei pescatori italiani, quindi diciamo che anche tutti i club che partecipano hanno una grandissima preparazione e sembrano quasi delle squadre nazionali, quindi è bello. Una cosa importante è stata sottolineata sia da pescatori casentinesi ma anche dal consigliere della regione toscana, il fatto proprio degli allevamenti proprio che ci sono qui in Casentino delle trote. Ecco, in questo caso per voi sono apparse, diciamo così, per una pesca veramente ottimale? Ma qui i pesci sono molto belli, diciamo che oggi
a livello italiano e europeo vengono chiesti specie diverse, ma per acque diverse. Cioè, noi siamo tutti d'accordo come federazione che ci siano specie importanti, autoctone, che vanno salvaguardate, ma soprattutto che vanno immesse in territori particolari dove non ci possa essere confusione o incroci con altri pesci. Questi sono pesci da gara, quindi vengono allevati esclusivamente per le gare. Io ho seguito un po' anche ai primi di marzo l'allevamento a Puccini e l'andamento di queste trote che crescevano un po' alla volta, molto voraci, molto belle come colori, che sono diventate ormai una caratteristica di questi posti. È ovvio che per salvaguardare un po' l'ambiente e i pesci, diciamo, di casa nostra, dobbiamo anche capire quali sono quelli più adatti a queste acque e soprattutto andare in acque di altro pregio, che sicuramente questo è un'acqua importante, ma ci sono, ho visto ruscelli qua in giro che sono veramente veramente belli, e quindi l'attenzione verso il pesce autoctono deve essere secondo me più rivolta verso quei territori lì. Questo si usa per portare turismo, si usa perché in tutti questi campionati la gente frequenta da Bibbiena fino a Stia tutti gli hotel, tutti gli agriturismi, tutti i bed and breakfast che ci sono nella zona e muovono. Il presidente nella presentazione parlava di un paesino che si chiama Ostellato, vicino Ferrara, dove da 60 anni si fanno gare di pesca, sono 3.000 abitanti. Noi, se con i campionati del mondo, quando si fanno i campionati si porta 80.000 presenze giornaliere, quindi sono tante cose e questi territori vivono con l'agonismo. Noi non vogliamo che questo sia legato all'agonismo, questo territorio, ma questo è un di più, perché come federazione ci gratifica anche avere rapporti con gli enti locali, con le amministrazioni e con chi lo vive il territorio, e ci permette di venire in posti così belli. Sto pensando che era qui per il campionato italiano, è toscano, è tra l'altro impegnato anche nelle attività quando c'è stato dei disastri proprio a livello toscano, quindi purtroppo dimentichiamoceli, ma stiamo attenti perché i fiumi è bene salvaguardarli e curarli. Oggi ritorna, è stato qui a vedere la crescita delle trotelle proprio così al Puccini, ma lei ritorna qui volentieri in questo territorio, ho visto che è con sua moglie, sì, sì. Quindi ecco, piace, questo tanto per avere un'idea di quanto può incidere davvero il turismo sportivo, in questo caso di pesca alla trota, in un ambiente naturale, quindi la riscoperta anche dell'ambiente, anche per le famiglie. Ma infatti io, quando sono venuto la prima volta a conoscere un po' queste acque, in particolare l'Arno nella riserva di Stia e Prato Vecchio, che è gestita veramente bene, e sono tornato, ho portato degli amici che sono venuti con le famiglie, mio figlio stesso viene con amici e compagne, si divertono, stanno qui perché trovano, comunque dicevo, un ambiente ospitale, un ambiente naturale, un ambiente ideale per fare questa, per passare un weekend in tranquillità, in serenità. Sono in aumento i pescatori? Ma sono in aumento dal punto di vista agonistico. Dipende da specialità a specialità, abbiamo delle specialità che tengono come numero, altre che fanno un po' più fatica, specialmente queste legate al mondo trota, dove ancora ci sono delle leggi governative non chiare, dove ci sono degli istituti che ci mettono un po' in difficoltà con le semine dei pesci. La Toscana, da questo punto di vista, grazie anche all'impegno della regione, è sempre stata avanti, è sempre stata una delle regioni che ci ha aiutato di più come federazione. Dal punto di vista dei pescatori noi siamo contenti che ci siano queste acque come federazione, che possono sfruttarle, perché vuol dire che chi va a pescare poi può diventare un agonista. Noi del resto copriamo gran parte del territorio per quello che riguarda il discorso agonistico, essendo una federazione del CONI, ma anche teniamo ad avere una serie di pescatori dilettanti che vanno a pescare per divertimento e che lo fanno tutti i giorni, quindi avere tante acque ci permette di avere anche un'ottima crescita di appassionati, vedere anche tanti giovani, per cui guardavo l'età media dei partecipanti, è molto molto bassa, questo ci fa veramente piacere. Soddisfazioni, oggi naturalmente è iniziata la gara vera e propria, ma soprattutto anche una bellissima inaugurazione e i complimenti da parte di tutti, compresi naturalmente dalla FIPSAS nazionale, no? Sì, diciamo che a questo percorso, che diciamo è nato anni e anni ormai,
È passato tanto tempo da quando ci siamo ritrovati in pochi amici a organizzare le pescate la domenica mattina. Oggi abbiamo fatto qualcosa, penso, di impensabile, però diciamo che ce l'abbiamo fatta, grazie un po' al lavoro di tutti i soci, perché comunque ecco, in società siamo arrivati a essere più di 50 tesserati, e con un seguito enorme, perché oggi qui si parla di 90 giudici presenti che sono venuti a darci una mano da tutta la provincia, da fuori regione. Abbiamo due nuovi tesserati di Roma, quindi vuol dire che il nostro movimento è seguito anche nelle altre regioni, e oggi è il coronamento di un piccolo sogno che vogliamo dedicare anche alla famiglia di Gabriele Lusini, che era il nostro socio, che purtroppo l'anno scorso è deceduto in una maniera tragica proprio lungo un fiume. Quindi io penso che anche queste condizioni climatiche qui ci abbia messo lui del suo, insomma. È un regalo che vi ha fatto, dobbiamo dire. Tanti giovani tra questi iscritti, Gabriele era uno di quelli, naturalmente giovanissimo, ma anche Guglielmo Balenotti, no? Credo che sia per voi una bella soddisfazione. Una grande soddisfazione, riuscire a far sì che un ragazzo poi giovane riesca a entrare nel giro della nazionale vuol dire che stiamo lavorando bene, abbiamo dei giovani interessanti, Daniele Ragazzini, Andrea Ciapetti, Alessandro Cali, Lorenzo Galletti, quindi ragazzi che si stanno avvicinando e sono avvicinati e hanno stretto un grande legame con la nostra associazione. Guglielmo viene da Borgo Vicchio, quindi vuol dire che anche qui intorno si viene in Casentino, da qui, dalle zone circostanti. La nostra società è apprezzata e ammirata e quindi stiamo lavorando bene. Lui ci ha messo del suo, perché se è in nazionale a pescare ha pescato lui. Quindi per noi vederlo vestito con i colori azzurri è solo gioia. Per me poi, soprattutto, che l'ho voluto fortemente, gli ho rotto le scatole tanto quando era il momento, averlo portato qua e averlo oggi, ci pesco insieme in squadra. Quindi non oggi, ma all'elite, alla competizione a squadra saremo insieme. Io sono il vecchio di turno, però me li coccolo questi ragazzi, mi fanno ringiovanire anche a me, diciamo. Bellissimo, senti Guglielmo, allora vi coccola, ha detto, ti ha voluto in tutto e per tutto e tu poi sei arrivato qui con i pescatori casentinesi, ma far parte della nazionale, che sei così giovane, di uno sport che spesse volte non è neanche visto così, considerato forse dai tanti giovani, no? Sì, sì, è poco considerato, perché dà molta soddisfazione e si crea un gruppo molto bello anche intorno a tutto, se si vive nel contesto giusto. E questo sicuramente è un contesto che ti fa stare bene, ci si diverte e dà molte soddisfazioni. Senti, qui tra l'altro il Solano vedrà proprio la prossima settimana, come dicevi, una gara dove tu e lui sarete insieme, quella che dicevi prima, perché questo Solano è un continuo naturalmente avvicinarsi, no? Proprio così per le gare nazionali. Sì, diciamo nel tempo ormai siamo diventati un punto di riferimento per la federazione. Il campo gara è mantenuto perfettamente grazie anche all'aiuto del consorzio di bonifica, dei volontari, comunque del comuni, che comunque ci hanno dato una grossa mano anche nell'ottica di ripristinare quello che non andava, per far sì che chi venisse a vedere questa gara si trovasse un posto spettacolare, perché comunque siamo in Casentino, zona incontaminata, acque di pregio, pesci spettacolari, perché la Truticoltura Puccini ci dà un materiale di ittico di eccezionale qualità, e tutto questo fa sì che le gare funzionino, e quindi la federazione stessa molte volte ci ha riconosciuto gare importanti da organizzare. Fra due settimane abbiamo il Club Azzurro a 40, quindi 40 pescatori più forti d'Italia si sfideranno qui, Guglielmo è già dentro, più c'è già stato una gara spinning 20 giorni fa, quindi una semifinale nazionale a spinning a coppie, 100 pescatori, quindi siamo scelti anche su altre discipline sempre inerenti alla trota, però questo ci dà motivo d'orgoglio, e tutto questo lo riusciamo a portare avanti perché veramente siamo tanti, lo dimostra poi generazioni, 26, 50 o 70 anni che si danno da fare come dei giovani e sono le colonne poi fondamentali di questa società. E così come la cerimonia di apertura del campionato si era svolta a Stia, anche la chiusura ha coinvolto il comune di Prato Vecchio Stia. Nel Mondiale delle Nazioni la nazionale italiana conquista l'ennesima medaglia d'oro, nel Mondiale dei Club il podio è solo azzurro. Medaglia d'oro alla Valle Imagnaco Scuola di Pesca, medaglia d'argento a Valle San Martino ASD Italica, bronzo a Pescatori Montello, ed è sempre solo azzurro anche nell'individuale il podio. Oro per Adriano Rosso, argento per Bruno Mariano Spino e bronzo per Marco Lento.
Castel San Nicolò con il Solano, protagonista dei campionati mondiali di pesca alla trota in superficie. Credo che sia una grossissima soddisfazione, ma anche un onore per questa amministrazione e per questo comune. Sì, assolutamente, grazie all'impegno di questi volontari dell'associazione pescatori, che è un'associazione di ampio respiro, nel senso che non ha iscritti solo a Prato Vecchio Stia, dove risiede, dove siamo qui oggi per l'inaugurazione, ma anche a Castel San Niccolò e in Casentino in generale. Quindi è un evento che ha come luogo fisico di svolgimento Castel San Niccolò, di questo ne siamo onorati, anche perché è un riconoscimento della bellezza di quel tratto di fiume che è stato scelto anche dalla regione come campo gara permanente. Però è un evento che credo debba essere vissuto con spirito casentinese, non solo con spirito campanilistico. Quindi bene questa inaugurazione a Prato Vecchio Stia e bene anche la collaborazione col comune di Poppi, col comune di Bibbiena per questo evento, che porta comunque turismo, porta a che tutto il territorio del Casentino sia riconosciuto. Quindi una soddisfazione per Castel San Niccolò, ma anche per il Casentino tutto. La pesca come veicolo turistico, come veicolo sportivo, anche questo, no? In cui crede anche il comune di Castel San Niccolò. Sì, assolutamente sì, benché sia uno sport di nicchia che non fa grandi numeri a livello nazionale, ma sicuramente può essere veicolo di conoscenza del nostro territorio. Questo fatto del mondiale che raduna diverse nazioni e quindi avrà anche il seguito di queste nazioni nei confronti degli sportivi che parteciperanno, sicuramente farà conoscere il territorio e perché no, lo farà innamorare da parte di qualcuno e quindi magari successivamente vorranno ritornare gli anni a venire a vedere il nostro Casentino con tutte le sue bellezze. Campionato del mondo di pesca sportiva, una bella promozione per il territorio, una bella soddisfazione di avere proprio qui l'inaugurazione e anche la chiusura di questo momento che è importante. Sì, assolutamente, una delle cose belle di questo mondiale, oltre ovviamente a promuovere il nostro territorio, un aspetto essenziale per cui dobbiamo ringraziare i pescatori casentinesi che ovviamente hanno organizzato e si sono anche accaparrati questa opportunità, è proprio quella che coinvolge più comuni e quindi tutto l'Alto Casentino, che deve essere sempre più il nostro modo di veicolare il territorio, lo stiamo facendo con l'ambito turistico. Questa è un'altra occasione in cui facciamo vedere che non siamo paesi separati in queste occasioni, ma lavoriamo tutti insieme per promuovere il Casentino nel mondo e questa ne è un'occasione assolutamente splendida. Un mondiale di questa qualità è sicuramente un'occasione irrinunciabile. Stia, Prato Vecchio Stia parte dal Canto alla Rana, dove c'è la libertà, la voglia di fare un tuffo, eccetera, però guarda anche a quella che è un'attività sportiva come la pesca. Sì, assolutamente, anche perché noi abbiamo costituito a qualche anno la ZRS, la zona a regolamento specifico di pesca, che sta avendo un successo enorme, gestita fra l'altro proprio dall'Associazione dei Pescatori, e è stato veramente un qualcosa che ci ha sorpreso, perché era partita come un'attività quasi di tentativo, vediamo una piccola nicchia, in realtà si è dimostrato capace di portare una quantità di persone incredibili sul nostro territorio, sono stati fatti tantissimi servizi sui canali Sky della pesca, alla fine è venuto fuori una promozione territoriale del tutto inaspettata e questo grazie all'intuizione sicuramente del comune, del consorzio di bonifica che hanno avviato questo percorso, ma soprattutto grazie ai volontari, ai pescatori che la gestiscono e che ne hanno fatto un fiore all'occhiello. Vengono veramente da tutta Italia e anche da fuori Italia per pescare all'interno dell'Arno e dei nostri torrenti ed è, devo dire, una grandissima soddisfazione, anche perché è in linea con tutta la promozione naturalistica che è caratteristica del nostro territorio. Siamo il primo paese da cui parte l'Arno, siamo il paese che ospita la sede del Parco Nazionale Foreste Casentinesi, la pesca all'interno del nostro territorio è perfetto connubio con tutti questi elementi. Campionato mondiale di pesca, la trota in superficie, ma soprattutto valorizzazione di un territorio attraverso uno sport che è la salvaguardia anche dell'ambiente. Sicuramente è una grande occasione, un mondiale è una manifestazione di prestigio, sono presenti diverse nazioni e sicuramente è una festa per chi ama pescare. Ricordiamo anche che si tratta di una pesca no kill, ma è anche una grande occasione di promozione del Casentino, quindi di questa bellissima valle della Toscana. Credo che chi viene qui per pescare, le famiglie che seguono i pescatori, provenendo anche dall'estero, saranno in grado non soltanto di apprezzare
le acque che sono acque limpide e pure, non soltanto il pescato, ricordiamo anche che abbiamo degli allevamenti di trote qui in Casentino, ma anche ciò che ci sta intorno, quindi un ambiente di assoluto valore, un paesaggio di assoluto valore, una storia che si respira e una grande spiritualità. Tutto questo viene offerto a chi viene per pescare, ma sicuramente anche a chi viene per guardare e a chi tornerà come turista. Quindi la pesca come veicolo turistico? Sì, io penso che anche la pesca, così come altri sport e altre passioni, rappresentano un veicolo non solo di passione sportiva ma anche di turismo di qualità, e quindi se accanto ai cammini, alla ciclovia, ai cercatori di funghi, ai pescatori e chi più ne ha più ne metta, credo che tutto questo rappresenti ciò che serve anche all'economia di vallate come questa, che sicuramente possono basare il proprio sviluppo e il proprio futuro non soltanto su quelle che sono le attività presenti, ricordiamo anche il manifatturiero, l'industria, l'artigianato, ma anche su un turismo che può svilupparsi attorno alle risorse che questa terra generosa e anche l'opera dell'uomo ha dato e sta creando. Serena Stefani, presidente del Consorzio di Bonifica 2 Alto Val d'Arno, in un momento importante, tanti complimenti che sono arrivati dai pescatori, dalle istituzioni per il mantenimento di questo fiume, proprio per l'attenzione che c'è verso il Solano, ma verso l'Arno, verso tutti questi fiumi. Quindi credo che per oggi avere qui a disposizione tante nazioni, che soprattutto c'è un campionato mondiale, quindi una valorizzazione ancora più grande. Ospitare qui un campionato mondiale di pesca è un riconoscimento al lavoro che il Consorzio di Bonifica fa in questo territorio, sul Solano, ma anche sugli altri fiumi del Casentino e della provincia di Arezzo. Significa che il fiume è ben mantenuto, con criteri giusti per garantire la sicurezza idraulica, ma anche per valorizzare l'aspetto ambientale che il fiume rappresenta. Credo che un riconoscimento veramente molto importante, e lo è doppiamente perché in questo territorio il Consorzio di Bonifica è capofila di un contratto di fiume H2O Casentino, che tra le varie azioni mira a questo, a promuovere il territorio, e più di oggi penso che è difficile riuscire a farlo. Una bella collaborazione con le associazioni, oltre che con l'istituzione. Assolutamente sì, tutto questo è possibile con un rapporto vero con il territorio, un rapporto che è imprescindibile tra le istituzioni ma anche con i partner, gli attori principali che fanno vivere il territorio. E oggi un ringraziamento speciale va assolutamente all'Associazione dei Pescatori. Castel San Nicolò, il sindaco Antonio Fani, in un momento particolare che è quello del campionato mondiale di pesca in superficie, quindi alla trota, su torrente. Il Solano è il protagonista, ma non potrebbe essere il protagonista sicuramente se non ci fosse stato anche un'attenzione, un investimento da parte dell'amministrazione comunale. Sì, siamo orgogliosi di poter ospitare questa manifestazione singolare. E è stato un po' tutto un coinvolgimento insieme all'associazione, anche dell'amministrazione comunale, per la pulizia, per l'organizzazione di questa giornata. Quindi un grazie sicuramente agli operatori, anche ai miei collaboratori del comune. Nell'inaugurazione è stato sottolineato anche il ruolo dell'ente di bonifica, e tutto giusto, perché comunque sono state opere straordinarie eseguite nel fiume. Vorrei sottolineare però, oggi che siamo qui, vediamo questo bellissimo spettacolo e vediamo anche in movimento tutti i volontari dell'associazione, il ruolo dei volontari dell'associazione casentinese, perché è importante il consorzio, è importante l'amministrazione, ma alla fine abbiamo utilizzato risorse pubbliche con soldi pubblici, e quindi persone che hanno sono state pagate per il loro lavoro. C'è invece un'attività silenziosa dei volontari, dei pescatori, meravigliosa, perché hanno dato anche un contributo importante per quanto riguarda il concetto di cura ambientale, ed è stato, credo, percepito anche da tutti i cittadini di Castel San Nicolò, perché venire a pulire il fiume da un mese a questa parte, tutti i giorni, dai sacchetti, dalle bottiglie, da tutte le cattive abitudini che abbiamo nell'abbandonare i rifiuti lungo il fiume, mandarmi messaggi e dire: guarda,
di sindaco, dopo una settimana ci siamo ritornati e abbiamo ritrovato Alto Sporco, e quindi io ho attivato il gruppo civico del comune per sensibilizzare la popolazione. Ecco, questa è stata un'attività che mi ha fatto veramente tanto piacere, che scalda il cuore, vedere un insegnamento ambientale che danno anche i pescatori e i loro volontari nella pulizia del territorio. Sono volontari di Castel San Nicolò, sono volontari di Prato Vecchio, sono volontari di Stia, però ecco, questo è veramente un valore aggiunto che voglio sottolineare, perché è la bellezza collaterale di questa iniziativa. Per cui chi viene oggi vede questo aspetto curato non soltanto nel taglio dell'erba, ma anche in una pulizia che non c'è normalmente, purtroppo la si ritrova nei nostri fiumi, l'abbandono di materiale, di sporsizia, è una brutta cosa, e queste iniziative servono a sensibilizzare anche un'educazione ambientale. Direi anche educazione civica per i ragazzi. Sì, assolutamente, anche per i giovani. Ci sono, vedere questi nonni, queste generazioni che danno l'esempio di come va tenuto, pulito il fiume, di come va cullata la natura, non va aggredita. E poi comunque è veramente una cosa inconcepibile, perché i cestini, i cassonetti ci sono anche vicino, quindi non è fatica prendere la borsina dello sporco e portarla al cassonetto. Va cambiata la mentalità, e questa è un'iniziativa che, oltre la bellezza dello sport e la passione, però per chi la osserva, per chi anche ha osservato come cittadino di Castel San Nicolò tutta la preparazione dei giorni prima, è un'educazione importante che c'è stata. E quindi ringrazio davvero i volontari dell'associazione Pescatori Casentinesi per questo insegnamento. Sindaco, il fatto di avere qui un campo permanente di gara, una pesca no kill, io credo che sia anche un traino molto bello, se penso che qui si comincia con la montagna, no? E quindi percorsi di trekking che possono passare, e nello stesso tempo però il piacere del permanere, perché qui c'è una storia molto bella legata a una strada che era percorsa nell'antichità. Ecco, il fatto oggi di avere un campo gara può significare anche un'importanza turistica fondamentale, no? Per il territorio, perché si parla di pesca, ma si parla anche di famiglie che si possono spostare. Sì, il fiume è sempre stato vita. Nel Medioevo il fiume ha visto il sorgere delle comunità attorno al fiume, tutte queste case arroccate così vicine ai tratti di fiume che urbanisticamente sono inconcepibili. Cioè, oggi se si deve costruire una nuova abitazione si sta a distanza dal fiume. Una volta la vicinanza dal fiume, perché il fiume era vita, e quindi mulini, l'acqua, la fonte proprio di sopravvivenza veniva anche tanto dal fiume. Oggi il fiume può essere riscoperto proprio tramite queste iniziative anche come luogo turistico, luogo dove si ha piacere di poter trascorrere anche momenti di svago, momenti del tempo libero. Qui siamo vicino al Parco delle Fontanelle, sopra questa passerella di legno che porta le fontanelle. Qui abbiamo un progetto esecutivo già approvato, siamo in attesa di finanziamento per realizzare una zona turistica con una mini spiaggia autorizzata dal Genio Civile, con della sabbia riportata stagionale, delle strutture anche ricettivole, un piccolo chiosco, un campo da padel, proprio per avvicinare l'attività al fiume. Abbiamo più avanti una centrale idroelettrica, come ancora dal fiume si può ritrovare una fonte di energia pulita. E poi abbiamo il mulino Grifoni a Pagliericcio, che è l'ultimo presidio ancora dove si utilizza in tanti periodi dell'anno, quando c'è acqua, la forza motrice di questo scorrere del fiume per azionare le macine a pietra. Quindi un fiume che può essere ancora punto di riferimento della comunità, e stiamo pensando, dopo strada paese della pietra lavorata, strada paese della pesca, fra l'altro una pesca, come diceva lei, naturale, perché le esche sono naturali, quello che si pesca viene rigettato sul fiume, quindi chiude il cerchio un po' di tutto un meccanismo naturalistico che si può riscoprire a Strada in Casentino, a Castel San Nicolò. Oggi siamo sul campo, e in questo caso protagonista è il Solano. Castel San Nicolò, campionati di pesca mondiale alla trota, pesca in superficie, in ambiente naturale e con esche naturali. Vincenzo Ceccarelli, conosci molto bene questo tratto di fiume, conosci questa zona no kill e ne sei stato anche promotore. Sì, si sta confermando una grande manifestazione, così come era nelle premesse. L'organizzazione fino adesso è pressoché perfetta, ad iniziare dall'inaugurazione che è stata fatta venerdì e che è stata
veramente una bellissima manifestazione nel teatro di Stia. Oggi qui possiamo veramente apprezzare la qualità, la quantità delle acque. Vedo che stanno veramente prendendo tantissimi pesci che poi vengono appunto rimessi perché la manifestazione è no kill. Quindi un grande appuntamento per quanto riguarda il Casentino, perché si svolge sul campo gara del Solano, fiume che appunto conosco bene, però è una manifestazione che coinvolge un po' il Casentino, lo proietta alla ribalta nazionale ed internazionale, quindi anche un grande veicolo di promozione di questa straordinaria valle della Toscana. È per questo che la Regione Toscana sostiene questa manifestazione con convinzione e sono sicuro che accanto a chi pesca ci sono anche tante persone che vediamo anche qui proprio ad assistere, perché sono bravissimi, stanno prendendo veramente tanti pesci. Ci sono anche quelli che poi sono in grado di apprezzare invece quello che sta nella cornice, e quindi qui abbiamo, qui sopra abbiamo il castello di San Niccolò, il Casentino ovviamente dal punto di vista della storia è ricchissimo, sia come testimonianze che sono rimaste, castelli, pievi romaniche, poli spirituali come Laverna e Camaldoli, ma poi anche una grande enogastronomia e soprattutto anche il calore e l'accoglienza delle persone. Ho visto che qui in paese c'è molta contentezza, direi quasi euforia, di vedere in un periodo che ovviamente sarebbe un periodo abbastanza morto rispetto al turismo, tante persone che invece sono qui presenti e stanno visitando e popolando Strada in Casentino. Da un progetto nato sempre con la Regione Toscana, sto pensando all'Arno e al recupero dell'Arno per il bagno, si sta pensando anche qui sul Solano a un progetto nel Parco delle Fontanelle, a una spiaggia. E quindi naturalmente questa attenzione a quello che non è la pesca come paese della pesca, si potrebbe ripromuovere Castel San Nicolò oltre che paese della pietra, ma anche naturalmente come paese per il picnic, per ritrovarsi, per stare con piacere in acque che sono veramente cristalline, perché una volta il mare è anche questo. Sì, anche qui già esiste un piccolo parco fluviale, una passerella ciclopedonale, tutta in legno, ma credo che il progetto che fa parte del contratto di fiume che il consorzio di bonifica ha stipulato con le amministrazioni del Casentino può ulteriormente implementare, valorizzare e creare anche questi punti di svago che esistono qui, esistono a Stia nel Parco della Rana, così viene chiamato, un po' anche tutto lungo il Solano, lungo l'Arno, lungo tutti i torrenti che dal Casentino si immettono nell'Arno. E poi la presenza della ciclovia che è in fase di completamento dà un'ulteriore opportunità proprio di poter visitare, di poter vivere il fiume. I fiumi ad iniziare dall'Arno in passato sono stati fonte anche di vita, pensiamo alle ferriere che consentivano di utilizzare l'acqua per lavorazioni di ferro oppure le filande e così via, hanno dato l'opportunità del pescato che una volta veniva pescato proprio anche per mangiare. Poi sono in dei momenti anche fonte di rischio, perché soprattutto con il cambio delle precipitazioni a volte ci sono anche dei rischi. Però direi che questo riavvicinamento delle comunità nei confronti del fiume è una cosa molto bella. Lo è soprattutto in un luogo come questo, dove il fiume scorre proprio adiacente a tutte le abitazioni. Quindi è sicuramente un'opportunità in più che gli abitanti del Casentino, ma anche chi viene in Casentino, potranno avere e godere per stare in questa valle che, ripeto, è una delle più belle della Toscana.